Dinamo Meo Sacchetti, coach suo, come questa squadra? Beh, quel commento è stato un bel atteggiamento per il primo quarto. Sapevamo che al minimo momento di rilassatezza hanno le capacità tecniche e fisiche per crearti subito il buco. It was a good attitude in the first quarter. We know that if we relax a little bit, they will start to go and make a lot of shooters and big and make a big break between us. Perciò sono un po' arrabbiato perché volevo giocare il terzo quarto quando siamo arrivati verso i 15 punti, volevo un pochettino più di fuoco per rendere la partita un po' vivace sotto questo aspetto, e lì abbiamo fatto degli errori, però ci sta l'enorme differenza e onestamente in certi attimi ci hanno portato a scuola, ok? Perciò abbiamo solo da vedere la velocità, la qualità del passaggio, la durezza dei blocchi, è solo una cosa in cui abbiamo solo da imparare da questa squadra, perciò ci stanno i complimenti nella fine. C'è un po' di rammarico perché volevo giocarmela un po' di più. I'm a little bit angry about the third quarter because I would like that my team fight more, with show more fire. But I can also see the big gap in some part of the game, in which they teach us a lot of things. It was like to come back to school, like the velocity of the and the passages and the block. I can see them. So I would like to say also congratulations to Cesca for this. Prego. Let's start with the question. Probabilmente quello che si è visto nell'ultimo quarto, Bernard Alexander, l'avevo voluto fare prima, ma 5 falli, 10 minuti subito, questo è... Sì, ma però il problema di questo è, voglio dire, ci sono delle situazioni in cui le partite sono strane, perché noi abbiamo subito contro Brindisi 20 rimbalzi di differenza e contro, io dico, l'Armata Rossa abbiamo perso di 4 rimbalzi, perciò ogni partita è una cosa a sé. È logico che sarebbe piaciuto giocare per avere un pochettino più di fisico, magari avere qualcosa più di presenza nell'aria, non tanta facilità, però abbiamo avuto solo il fuoco di David nei primi 5 minuti, che aveva effettivamente fatto vedere quanto ci tenesse questo esordio di Coppa in casa, perché quello è stato, ci ha lanciato, ci ha dato questo sprint, poi avevamo bisogno di avere delle alternative che onestamente non le abbiamo trovate. Qualche punto in più magari di quei games? Sicuramente, anche più di qualche punto. Però se gli sbastrazzi, ripeto, ci iniziamo a diventare preoccupanti. Lo so, troveremo una soluzione anche per questo. Tempo, troveremo anche una soluzione per cercare di inserirlo nel modo migliore, per cercare di avere qualcosa di più, onestamente. Cosa ti è piaciuto invece nel primo quarto e nella reazione del terzo, anche in chiave campionato, cioè, sicuramente se devo pensare all'approccio che abbiamo fatto contro Brindisi, l'inizio contro Mosca, la pressione, la palla recuperata, cioè questa è stata un po' una cosa importante per farla contro una squadra di questo livello, cioè questa è stata la cosa importante. Però ho detto, il terzo quarto mi aspettavo in un certo momento un attimo un pochettino più di fuoco, sotto questo aspetto non l'abbiamo avuto. Stesso divario partito dal Macca. Sì, ma non, ormai il divario di queste partite, quando poi sono finite in questo momento, sono poco indicative, cioè come è come se uno parte subito e va subito sotto di 20, se non altro ce la siamo giocata 10 minuti alla pari contro loro, sicuro
non ci basta, abbiamo bisogno di imparare molto per questo livello che magari no, la nostra squadra non potrà più, non potrà raggiungerlo per capacità giuste, perché sono giocatori più bravi, però possiamo migliorare sicuramente in questo trattamento di palla che hanno, è stato molto, molto da mettersi veramente in imbarazzo, voglio dire. Sono l'allenatore della squadra avversaria, però ogni tanto ha fatto delle azioni che sembravano un flipper. Posto? Grazie. Arrivederci. Buonasera a tutti. I think that today we demonstrate a high quality basketball in both. We demonstrate good basketball because we did respect a lot our opponents, the way they play, the talent they have, and all those last years Sassari is playing up high tempo with really good individuals to make plays for themselves or for the team. So therefore we were focused defensively, and offensively, as you can see on the paper, my team really dished the ball very well. There were situations that we, you know, we exchanged, like, let's say 8 or 10 passes. We might not score the ball, but that was a good demonstration of team basketball, and 33 assists at the end proves that. The fact that Haynes also stayed in 2 points is also important for us in the defensive end. Buonasera a tutti. Innanzitutto voglio iniziare dicendo che secondo me stasera abbiamo dimostrato entrambe le squadre una grande qualità di pallacanestro. Sono molto contento del fatto, secondo me abbiamo anche dimostrato noi, come noi russi, come si rispetta l'avversario. Sapevamo dalla Dinamo dello scorso anno che era una squadra molto forte, con un gioco molto dinamico e veloce, e l'hanno dimostrato in particolar modo sia in difesa che in attacco. Penso che invece noi ci siamo concentrati tantissimo su far girare la palla, sulle rotazioni, e che questo si è visto anche da quanti rimbalzi abbiamo recuperato in tutta la partita. You know, it's not easy to play over here. First of all, congratulations for the fans of Sassari. They do support all 40 minutes the team. So I think overall it's a good win, and we will find a lot of good things to work on that, and the fact that we have almost back-to-back games, at the end the fact that I managed to share the time, that's also important for me. Innanzitutto non è neanche semplice giocare qua, vincere qua. Complimenti davvero per la grande tifoseria. I tifosi si sono sentiti per tutti e 40 minuti. E sono davvero contento del fatto che siamo riusciti a vincere questa partita e a manovrarla e maneggiarla tutta dall'inizio fino alla fine. Any questions? I think I said everything. Penso di aver detto tutto. Grazie. Grazie mille. Thank you so much. About the game, please. We know before CSKA is one of the biggest team in Europe. They come out, they execute it a perfect way. I think we just did. We need really play the defense what the coach asked us to do, and we pay for it because this team is really one the for me top four final four for sure. So if we come here, we relax and we get paid for, like, they just. It was easy for them because we didn't play the defense like the coach asked us to do. Sapevamo che CSKA è una delle migliori squadre europee, e hanno condotto la partita nel migliore dei modi. Noi abbiamo pagato il fatto di non aver difeso come il coach ci aveva chiesto, di aver ceduto in certi momenti, e questo poi si dimostra anche nel risultato finale. Any questions? It's like the third consecutive loss. It's not a big moment for the team. Also, if this one, everyone, every journalist know that.
for them? Yeah, every game means something, man. It's yearly here, we're professional. We got to do our job like our coach asked us. And every game is very important. Whatever it is the lowest budget in the league or the highest budget. Every game is important for us. We come here, we perform the way we get paid for to do. And if we don't do the job correctly, we're going to get paid for. Now we got three losses in a row. So we got to figure out, do something. And I don't know, in next game against Varese, we must win the game. And I'm going to try to win against Maccabi too. Like, we just need to do something. Ogni partita significa qualcosa. Non esistono le partite in cui, siccome siamo con una squadra che ha un budget più grande, significano di meno, le altre no. Assolutamente c'è qualcosa da fissare, c'è qualcosa da migliorare, c'è tanto da lavorare, e adesso sicuramente dovremo fare in modo di portare a casa e vincere la partita contro Varese e giocare nello stesso modo per vincerla contro il Maccabi.